Bangladesh, Isole Mauritius, Centrafrica, Papua Nuova Guinea, Malesia. L'universalità della Chiesa è tutta qui, nei volti dei 17 nuovi cardinali, di cui 13 elettori, arrivati dai 5 continenti per ricevere la berretta rossa, simbolo della disponibilità a versare il sangue per la fede in Cristo. Storie diverse, esperienze di periferie dimenticate, ma tutti hanno cercato di far risuonare in questo anno santo appena concluso il messaggio della misericordia, della Chiesa a Buon Samaritano che si china sulle tante miserie dell'uomo di oggi. All'inizio del concistorio ordinario pubblico, celebrato sabato in San Pietro, è proprio il nunzio apostolico a Damasco, il cardinale Mario Zenari, a rivolgere al pontefice il suo saluto a nome di tutti, mentre denuncia il dramma di quei luoghi dove si muore e basta. Santo Padre, qualcuno di noi viene da luoghi dove molti, milioni, sono i malcapitati, adulti e bambini, lasciati morti o mezzi morti sulle strade dei loro villaggi e quartieri o sotto le macerie delle proprie case e scuole a causa di efferate violenze e di sanguinosi, disumani e inestricabili conflitti le cui tragiche conseguenze ricadono assai spesso sulle inermi popolazioni civili. Le formule di giuramento, l'imposizione della berretta e dell'anello cardinalizi, l'assegnazione del titolo, ma è nelle parole dell'omelia che il Papa ricorda la vera missione di un cardinale: amare, fare il bene, benedire e pregare soprattutto per i propri nemici, imitando l'amore di Dio Padre, vera esigenza di conversione per il cuore dell'uomo che tende invece ad innalzare muri, a condannare, considerando una minaccia il migrante, il rifugiato, lo straniero o chi ha una fede diversa. E questo tipo di amore, afferma il pontefice, è ancora più urgente nelle nostre società che usano l'esclusione come unico modo per risolvere conflitti, seminando tra i popoli e anche nella Chiesa il virus dell'inimicizia. Quante ferite si allargano a causa di questa epidemia di inimicizia e di violenza che si imprime nella carne di molti che non hanno voce perché il loro grido si è indebolito e ridotto al silenzio a causa di questa patologia dell'indifferenza. Quante situazioni di precarietà e di sofferenza si semina attraverso questa crescita di inimicizia tra i popoli, tra di noi. Sì, tra di noi, dentro le nostre comunità, i nostri presbiteri, le nostre riunioni. Il virus della polarizzazione e dell'inimicizia permea i nostri modi di pensare, di sentire e di agire. Ai porporati, il Papa chiede ancora di farsi prossimi alla gente, di spendere la vita sostenendo la speranza e di aprire gli occhi per guardare le ferite di quanti vivono privati della dignità. La nostra vetta è questa qualità dell'amore. La nostra meta e aspirazione è cercare nelle pianure della vita, insieme al popolo di Dio, di trasformarci in persone capaci di perdono e di riconciliazione. Per tutti l'abbraccio di Francesco è quello di un padre che incoraggia ad amare e a servire, come ha fatto il semplice sacerdote Ernest Simoni, quasi novantenne, conosciuto da Bergoglio nel corso della visita in Albania e oggi nominato cardinale. 18 anni trascorsi nelle carceri comuniste del suo paese, torturato, condannato ai lavori forzati, nelle miniere, nelle fogne di Scutari, eppure mai stanco dell'annuncio del Vangelo. Davanti a lui il Papa si china, gli bacia le mani in segno di riconoscenza e di gratitudine.